Nei giorni scorsi, l'onorevole Valiante, accompagnato dai sindaci di Sala Consilina e di Sapri, ha tenuto un incontro operativo con i vertici di Enel, in cui sono state affrontate le problematiche riguardanti le criticità che ricadranno sul territorio salernitano a seguito del nuovo assetto organizzativo che l'azienda metterà in atto prossimamente in provincia di Salerno. Sono state fornite da Enel rassicurazioni su alcune questioni importanti emerse, mentre su altre è stata data la piena disponibilità a rivedere alcuni assetti organizzativi che in ogni caso non limitino gli investimenti nel nostro territorio. Sulla vicenda appare alquanto singolare, però, come alcuni parlamentari e sindacalisti assumano iniziative unilaterali, senza coinvolgere colleghi che già da tempo si occupano della vicenda, prodigandosi per trovare tutte le soluzioni possibili per la risoluzione delle problematiche in atto, piuttosto che limitarsi soltanto a produrre carte inutili e propagandistiche. È quanto dichiarano, in una nota congiunta, gli onorevoli Simone Valiante, Tino Iannuzzi e Sabrina Capozzolo. L'onorevole Valiante ha dato ulteriori chiarimenti in merito alla vicenda ai nostri microfoni. Ma noi abbiamo affrontato quest'ennesima emergenza con spirito costruttivo e soprattutto con le soluzioni possibili, perché si possono fare tutti gli atti parlamentari che si vogliono, ma è difficile poi limitare l'azione riorganizzativa di un'azienda come Enel. Quindi noi l'abbiamo fatto contrattando con Enel una soluzione possibile, l'abbiamo fatto in presenza dei due sindaci di Sabra e Sala Consilina. Certo, siamo ancora in attesa adesso di capire quali saranno le risposte organizzative. Quello che possiamo dire è che abbiamo avuto comunque rassicurazioni in merito alla qualità dei servizi sul territorio e soprattutto agli investimenti che per il nostro territorio rimangono immutati. Poi certo c'è il discorso Accorpamento Salerno, è un discorso che noi vogliamo seguire con grande attenzione, perché per quanto mi riguarda io ho espresso non solo le perplessità a riguardo, ma ho anche detto che in ogni caso questa riorganizzazione non deve intaccare minimamente gli investimenti del territorio.